Rompere questa maledetta cinghia, sembrano fatte di ricotta. Su, buono. Buono. Su. Su, avanti, cammina. Cammina. Ehi di casa! Ehi di casa! Sebastiano, cosa posso fare per voi? Si è rotto il tirante della cinghia. Potreste ripararlo in qualche modo che tenga ancora un po' di tempo almeno. Devo arrivare al castello. Faremo in un momento, è roba da poco. Menico, occupatene tu. Lorinda, porta del vino fresco. Abbiamo un ospite del castello. Grandi cose al castello, sì. Beati loro e beati anche voi, non è vero? Beati noi. Mica siamo noi che sposiamo. Intendevo dire che a mare grosso si pesca sempre bene e che in queste occasioni qualche cosetta ci scappa sempre per tutti. Ecco del vino fresco di cantina, fresco e sincero, Sebastiano. Ah, questo ci voleva proprio. Alla vostra salute. Auguri. Grandi feste a Montefalcone, eh? Dicono che la sposa sia bellissima e ricchissima, due fiumi d'oro che si incontrano. Ho sentito che gli sponsali si celebrano qui e non al castello della sposa. Ecco, mare mia.
Ciò che donna vuole. Certo, succede sempre così. Quando una figliuola è ricca e bella, si fanno due capriccetti e si ottiene tutto quello che si desidera. Ah, chissà quanto si vogliono bene e come saranno felici. Altro che felici, il conte. Oh, del resto lo sanno tutti che nessuno dei più grandi signori delle vicine contrade è riuscito a fare breccia nel suo cuore, nessuno. Malefatte, pressioni, sotterfugi, niente è riuscito a smuoverla. Il povero marchese d'Altamura, il visconte di Poggioroffo, niente. Ha voluto essere castellana di Montefalcone e ci è riuscita, brava, brava. Dicono che il padre della sposa, il vecchio conte di Roccafiorita, sia da qualche giorno al castello. Sì, è venuto due giorni fa per predisporre tutto per il... Ah, che padre affettuoso. Hanno detto anche che il nostro padrone, il conte Ludovico, abbia fatto donazione alla sposa del castello e di tutto il feudo. Ah, che generosità! Quali grandi prove d'amore! Deve essere sublime essere amate così. Da quando si è messa a leggere certe favole non fa che sospirare e sognare proprio come una collegiale. Noi siamo poveri, vecchia mia, e non abbiamo il diritto nemmeno di sognarle queste cose. La terra e gli animali da accudire sono la nostra sola realtà. Realtà che non cambia mai, ricordatene. E ti sembra vita questa? Sì, è la vita che la provvidenza ci ha assegnato concedendoci di lavorare e di avere dei figli sani che lavorano. Un altro bicchiere, senza confine. Sì, sì, no, è vino buono e non fa male. No, devo partire. Oh, ecco fatto. E così com'è potete andare in capo al mondo. Allora auguri e figli massimi. Arrivederci, Sebastiano. Buon viaggio e buona fortuna. Pensate che tarderà ancora molto? Mia figlia? No, non credo. Oh, ecco Sebastiano. Oh. La carrozza della signora contessa è stata vista al bivio della locanda, sarà qui fra poco. Che ti dicevo? Sono proprio ansiosa di ammirare la tua sposa, caro Ludovico. Finalmente ho il piacere di assistere alle nozze dell'ultimo di Montefalcone. Tranquillizzatevi, cara zia, la nobile casata non si estingue. Mi pare un po' strano che il matrimonio si celebri in casa dello sposo. E perché? È qui che ci siamo conosciuti ed è qui che vivremo. Del resto è Laura che ha deciso così. Ancora non si sono sposati e già mia figlia decide per tutti e due, Ludovico. Attenzione. Vi prego, prepariamoci a ricevere Laura. Ma sì, caro, ci prepariamo, non essere così impaziente. Corriamo! Che cosa è successo?
Nulla di grave, contessa. Nulla di grave? Grazie solo al vostro intervento. Siamo distanti dal castello? No, contessa, è già in vista. Oh, io sono Marco, scudiero del conte Lodovico, e sono lieto di darle il benvenuto a Montefalcone. Bene, Marco, vi ringrazio. Possiamo ripartire? Sì, contessa. Andiamo! In linea. Uno, due, tre, quattro. Via, hopla. Su, uno, due, tre, quattro. Più rapido. Uno, due, tre, quattro, cinque. A fondo, hopla. Due, hopla. Signor Marchese. Beh, che c'è? Bravi, molto bravi. Non fare lo spiritoso, tu. È arrivata? Hanno avvistato la carrozza che si dirige verso Montefalcone. Vai. Che bei nomi. Montefalcone, Rocca Fiorita, nobiltà che non ha nemmeno 100 anni di vita. Non essere così sprezzante, Gualtiero. I tuoi apprezzamenti potrebbero ferire l'orgoglio dell'amico Filippo. Sai, anche lui era uno dei pretendenti. Ah, non me lo avevi mai detto. È andata male, eh? Racconta, racconta. Su, figliolo, apri il tuo cuore. È molto semplice, Laura ha preferito Ludovico a me. No, la verità è un'altra. Te lo dico io cosa ha preferito. Ha preferito il feudo di Montefalcone, che almeno in parte doveva essere mio. Tuo? E perché? Mo, è una vecchia storia. Allora devi essere tu a raccontare. Ho capito. Per voi il pranzo di nozze avrà un sapore molto amaro. Cosa? No, no, affatto. Io non ho perso per nulla il mio buon umore e il mio appetito. Neanche io. Comunque le nozze sono ancora da celebrare. Hai sentito? Ha ancora speranza. E smettila tu. Piuttosto, vogliamo ricominciare? Volentieri. Come sta Livia? Oh, le sta benissimo, contessa. Come deve essere bello sposarsi. Verrà il tuo turno, stai tranquilla. Si deve alzare da questa parte, mi pare. Dove? Qui, guardi. Ah sì, hai ragione. E lo troverò anch'io uno sposo. Se ti volesse lo avresti già trovato. Dove lo avrebbe trovato? Qui, vedesse come lo guardava. Ma chi? Marco. Geltrude. Beh. Mi è parso un bell'uomo. E smettila. Non so come tu abbia voglia di cantare con tutto il lavoro che abbiamo da fare. Oh, va. Ma non potevano sposarsi a Rocca Fiorita. Già, e così io non potevo vedere la sposina. Oh, l'avresti vista poi, dopo sposata. Non capisci che lavoro abbiamo per il pranzo di domani? Oh, che importa. Io vorrei vederla quando dice sì. Meno male che a me nessuno m'ha chiesta. Gli avrei detto no. Bravi. Siete in gamba voi giovani. Ma se l'occhio mi funzionasse ancora come 20 anni fa, vi terrei testa. Signor Conte, sono arrivati i cavalieri che attendevate. Ah, va bene. Vai, Marco, accompagnali qui. Sì, vado. È davvero bravo quel Marco. Chi è? È il più fido dei miei uomini. E quell'Antonio? È il nostro maestro d'armi. È lui che mi ha insegnato a tenere una spada in mano. Signori, benvenuti a Montefalcone. Il marchese Tasso di Altamura. Il visconte Lauria di Poggio Rosso, il barone Castro di Acquaviva e il mio futuro suocero conte di Rocca Fiorita. Thank you.
com'è bella? Bellissima. Pensa che il conte la vuole. È bella e ricca. Oh. Che posso dire ricca? Erediterà tutto il feudo di Rocca Fiorita. Oh, caro mio, l'acqua va al mare. Fortunato il conte Ludovico. Sì. Ma eccoli, vengono. Gentilissima contessa, degna sposa del nostro amato signore, del nostro amato signore, accogliete, vi prego, il nostro sincero augurio in questo bel giorno e l'umile omaggio di questi fiori. Oh, grazie, caro, sei un bel bambino. Ecco, prendi. Grazie. Hanno tirato una freccia! La freccia! Dove? Ludovico! Ludovico! Vieni lì, là! Oddio, che povera contessa! Vieni lì, Rebecca! Signora contessa, venga via! Proprio nel giorno delle nozze, pigliacchi! Ma come vai a sapere? Ma dove eravate andati? Non vi ho più veduti. Ma è con tanta confusione, ma non ci siamo mossi. Povero Ludovico. Chi poteva immaginare una fine così tragica e così improvvisa? Sì. E ora che dobbiamo fare? Dovremmo congedarci da Rocca Fiorita. Torneremo domani, adesso non è il caso, è con sua figlia. Andate, andate, figlioli. Tornerete qui domattina per i funerali. Su, andate, andate. Povero signor Conte. Oggi le nozze, domani i funerali. Un ametista. Chi l'avrà perduto? Marco! Non capisco. Dove sarà andato? Eccomi qua. Guardate cosa ho trovato. Ma questa mi pare la balestra di Ludovico. Sì, signor Conte. L'assassino l'ha portata su. Ah, ma è chiaro. Gli sposi stavano lì e dalla sua è partita la freccia.
Non avete notato nessuna persona sospetta voi? Non c'erano che gli invitati e la servitù. In quanto ai contadini, neanche da pensarci. L'assassino fra gli invitati. E perché no? Ieri per il matrimonio erano tutti qui. Oggi per il funerale ce n'era meno della metà. La gente è fatta così. Prenda, porti questo su alla contessina che non ha più toccato cibo e se le riesce, cerchi di sapere cosa pensa di fare. Lui poverino è morto. Ma noi che fine faremo se la contessina se ne torna a Rocca Fiorita con suo padre? Ma... No, io rimango. È qui che avevo sognato di vivere la mia vita insieme a Lodovico. E rimarrò fino a che mio marito non sarà vendicato. Sono d'accordo con lei, al suo posto farei altrettanto. Ma io non posso rimanerle vicino. Devo ritornare a Rocca Fiorita. Purtroppo non posso rimanere nemmeno io. Ma di che vi date pena? Laura è giovane. Oh, avessi la sua età. Andate via tranquilli. Per difendermi e per badare a queste terre ci sono uomini fedeli e capaci. E poi io qui mi sento sicura come se fossi a casa mia. Cara. Avanti. La carrozza della signora baronessa è pronta. Sì, grazie. Addio, mia cara. Che Dio ti benedica. L'accompagno alla carrozza. Posalo sul tavolo e vai pure. Vai anche tu, Geltrude. Se avrò bisogno di voi, chiamerò. Va bene. E allora, che cosa hanno deciso? Ah, la contessina intende rimanere qui. Ma come sono contenta. Me lo immaginavo, ma bada che perdi il tuo tempo. Quello non ti vede nemmeno. Ma lo vedo io. Stando qui lo vedo. Tutto pronto? Sì, signor Marchese, per domani sera. Come per domani? Preferisco rimandare. Come preferisci? Per fare meglio. Devi fare bene e subito. I miei ordini non si discutono. Prendi gli uomini che ti servono e fila. Ma, signor Marchese... Via, fila, animale! Ciao, Paolo. Servitore umilissimo, signore. Fido anche in te. Chiunque voglia recarsi al castello deve passare da qui. Mi raccomando, fai buona guardia. Non dubiti, signor Conte. Tieni per i tuoi buoni servigi. Grazie, eccellenza. Buon viaggio. Perché avete smesso di suonare? Ma io non suono, strimpello. Quanta modestia. Marco, c'è un uomo che dice che laggiù stanno per ricominciare. Dove? Laggiù, al campo della quercia bruciata. I soliti dispetti ai confini? Soprusi su vasta scala. Dopo la lezione dell'anno scorso avevano smesso. Ora invece riprendono con maggiore prepotenza, dopo la morte del conte. Allora bisogna fare qualche cosa. Certo, io vado subito. Venite anche voi. No, se voi vi allontanate è meglio che rimanga qua. Prendete con voi Mario e Sebastiano. Va bene. Presto, ragazzi, appiccate il fuoco! Le mucche e quei vitelli facevano parte delle mandre di Altamura e ora ci tornino. Ma cosa dite? Sono nati, cresciuti e cresciuti a Montefalcone, ve lo dico io. Tu non dici nulla, vattene da solo a Montefalcone se non vuoi finire su quel palo a fare la spaventapasseri. Avanti, infilzalo! Fanno lo spaventapasseri, in guardia! E ora vatti a far medicare dal tuo padrone, il marchese di Altamura. Alzati, vigliacco! Tu, Montecavallo, corri, non perdere tempo! Cosa aspettate? Avanti con la baracca! Su, coraggio!
Mettetevi un po' di energia. Avanti. Perché vi fermate? Ancora più in là, altri 10 passi. Voi là, muovetevi, fate presto. Ehi, tu, hai detto a qualcuno di andare all'abbeveratoio? Ho mandato il rosso e il pirata perché spaventino le bestie e le facciano passare dalla parte nostra. Va bene. Cosa fanno qui queste pecore? E che ve ne importa? Stammi bene a sentire, tu le hai rubate nel feudo di Altamura. No, signore, non le ho rubate. Appartengono alle mandrie di Montefalcone. Bugiardo! Le pecore sono del mio padrone. Apri il recinto e aiutami a riportarle nel feudo di Altamura. E niente affatto. E voi vorreste rubarmele, ma io sono qua per impedirvelo. Figlio di un cane! Lasciatemi! Impedirmelo e mi dai anche del ladro. Lasciatemi! Figlio. Apri il recinto ora! Portagli via le pecore! In guardia! E ora corri dal tuo muro a farti medicare. Ma dove sono questi uomini? Mario, Sebastiano, presto, chiamateli, che vengano subito. Ehi, Andrea. Ehi, Giulio, venite qua. Su, su, presto. Questa baracca si è fatta una passeggiata. Facciamola tornare sui suoi passi. Sebastiano, chiama degli uomini. Ah, voi laggiù, forza, su, forza! Sette, quattro, sei, quattro, allora stiamo tre e quattro, no e tre, quattro e tre, quattro, ho detto tre e non ti dico quattro, vuoi imbrogliare a me? E siediti se vuoi giocare. Le ganze sono a me. Porta del vino di quello buono ai miei uomini! Eccolo! È di quello buono, eh! Avete mai visto una capanna che cammina? Beviamo ai nuovi confini di Altamura! Alla salute mia e alla vostra! E alla faccia di chi paga! Oste, per favore, vino per tutti. Subito, signore, vi porto Oste. Del migliore. Ecco, vengo. E a quelli che il vino è finito, mandali via. Ma perché? Sono clienti anche loro. Stammi a sentire. Ora chi comanda qui sono io. Ma... mandali via quei maledetti. Ehi, Oste! Che cosa da gracidare quel rospo? Ma chi è quel cane? Ti hai detto che non hai capito. Okay.
Leviamo la salute del cavaliere dalla spada nera. E oste, portaci del vino, di quello buono. Se hai visto che cazzo? Gli uomini di Altamura li han presi anche stavolta. E se ne sono contenti. Non sorgerà la notte, si donerà di stelle uno splendido vero. La luna si fermerà, il vento si placherà al vanto del tuo trovatore. Nulla di interessante. Riprova. Anzi, no, aspetta. Falle anche a lui. Alzate. Beh, ma io non so. Oh, sì. Vediamo cosa dicono le carte per voi. E va bene. Mario? Sì, contessa. Chiamatemi Antonio. Anzi, no, Marco. È chiaro. Gli sta vicino una bella donna. E lui l'ama. La donna ricambia il suo amore. Ma c'è un ostacolo. Un uomo misterioso si frappone alla loro felicità. Voi ridete. Io ci credo. Marco, la signora contessa vuole vedervi. È giù nel palco. Con permesso. Ha chiesto di me? Sì, avete saputo che cosa è successo la notte scorsa? Sì, mi hanno informato. Sono piuttosto preoccupata. E perché, contessa? Sono i nostri che hanno avuto la meglio. Sì, avete ragione, ma... Passeggia con Marco. Sembra abbia già dimenticato il marito. Il marito? Tu lo sai bene che lo ha visto 5 o 6 volte in tutto. Poveretta, pur essendo sposata e vedova, è rimasta zitella. È vero. Tutti gli anni, in questa stagione, il conte Lodovico faceva gli inviti per la caccia col falcone. Farò altrettanto. Desidero invitare tutte le persone che furono presenti alle mie nozze. È un'ottima idea. Mi auguro che nessuno manchi. Se uno solo mancasse senza un motivo plausibile, si potrebbe pensare che sia lui l'assassino. Questa la metteremo bene in vista. Io penso che il colpevole, vedendola, potrebbe tradirsi. Dobbiamo scoprirlo. È tempo che mio marito sia vendicato. E che lei torni libera, quando giustizia sarà fatta. Sono certa che riusciremo. Che cosa sapete voi del cavaliere dalla spada nera? Soltanto che agisce come un nostro alleato. Ho saputo che è intervenuto allo scontro della taverna. Sì, Antonio lo ha detto anche a me. Vorrei conoscerlo, per ringraziarlo. Tu l'hai visto il cavaliere dalla spada nera? Mio fratello l'ha visto, la prima volta subito dopo la morte del conte Lodovico. Sapete che vi dico, sarà proprio lo spirito del conte Lodovico. Pagherà finché non sarà vendicata la sua morte. Vedrete se non ho ragione io. Beh, chi vince? C'è da chiederlo. Tu vinci al tavolo, ma perdi sul terreno. Cos'è questo discorso? Hai visto come hanno conciato il capo dei tuoi bravi? Il cavaliere dalla spada nera te l'ha segnato.
Luca! Vieni avanti. Comandi, perché hai la testa bendata? Gliel'ho già detto, signor Marchese, sono caduto da cavallo. Togliti la benda. Ma io non ho... Toglila! Guarda bene adesso. Sei convinto? Hai visto? Una L. Ma chi sarà quel misterioso cavaliere? Un generoso e coraggioso gentiluomo che protegge la giovane vedova. Luca, prepara il mio cavallo. Aspetta. Tu e altri quattro uomini verrete con me. Sì, signor Marchese, corro. Voglio incontrarmi con il gentiluomo che protegge la giovane vedova e dargli la lezione che si merita. Come in questo momento io la do a te. Scacco, matto. Se tu parti per dare la caccia al cavaliere, io... Nel frattempo darai la caccia alla giovane dama. E io, augurando la buona caccia a entrambi, signori, vado a dormire. Buonanotte. Addio. Stasera daremo una lezione al cavaliere dalla spada nera. Svelti, portate qui i cavalli. Presto, muovetevi. Legateli qua allo steccato. Andiamo ad avvertire il marchese che siamo pronti. Secondo te, chi avrà ucciso Ludovico? Ci pensi ancora? Ormai. Ma come si fa a dimenticare un delitto simile? Io l'ho capito subito chi è stato. Quel pessimo giocatore di scacchi che era qui poc'anzi. Vuoi dire Filippo? Sì, proprio lui. Ma mi rifiuto di crederlo. Filippo è un gentiluomo. E poi, che motivo avrebbe avuto per ucciderlo? Per amore. Visto che Laura andava sposa ad un altro, non ha potuto resistere e tac! Ha scoccato la freccia. E io non esito a credere che il misterioso cavaliere dalla spada nera sia proprio lui. Presto, Rosso, il cavallo del marchese è il mio. Dov'è il mio cavallo? Datemelo qui! Su, presto, in sella! Io penso che sia giovane e bello il cavaliere dalla spada nera. E voi che ne dite? No, io non dico niente. I cavalieri sono per le dame, non per le cuoche e le sguattere. Chi lo dice? C'è un cavaliere che mi fa la corte. Sono già due o tre volte che tenta di avvicinarmi. Certo, non è né giovane né tanto bello, ma è sempre un signore. E viene proprio a cercare te. Ma vai, va, vai a prendere un secchio d'acqua. Mi fai ridere col tuo cavaliere. Ehi, bella. Dici a me? Sì, a te, fermati. Non posso, la cuoca mi aspetta. Lasciala aspettare, ascolta. Vi prego, non avvicinatevi, potrebbero vederci. Un momento solo. Lasciatemi, ci vediamo dopo. Dove? Lassù, ci vediamo lassù. Va bene, allora. Ehi, va presto. Faccio subito. Un momento, cavaliere. Buonasera. Fermala. In guardia. Ah!
signora contessa, si sente male? Geltrude mi ha baciata. Ma chi? Il cavaliere della spada nera. Lei ha la febbre, signora contessa. Vada a letto. Non dubitate, ho buona memoria. Prima di sera saranno avvertiti tutti. Bene. Dove vanno? Volete ficcare il naso dappertutto, voi. Recano l'invito della contessa per la prossima partita di caccia. Maledetto cavaliere. Vai. Devo raderla a letto? Non ti ho chiamato per radermi. Guarda come mi sono conciato. Devi medicarmi. Un duello? Oh, se mi fossi battuto, sarei stato io a ferire l'avversario. Ma sono caduto. Oh. Sì, mentre cercavo di raggiungere un nido di tortorella. Rimarrà la cicatrice? Beh, credo di sì. A forma di L. Avanti. C'è il signor Visconti. Fai entrare. Vieni, vieni. Ancora a letto a quest'ora? Ma che cos'hai? Oh, un leggero catarro. Dove sei stato ieri sera? Ah, sono io che dovrei chiederti dove sei stato. Con Gualtiero ti abbiamo aspettato tutta la notte. Perché mi guardi così? Uno dei miei giannizzeri asserisce di averti veduto sulla strada di Montefalcone. No, non è possibile. Quello sognava. Ma è proprio di Montefalcone che sono venuto a parlarti. La contessa mi ha invitato per la caccia al falcone. Ci vai? Beh, se ci vai tu. Nessuno mi ha ancora invitato, comunque io non ci andrò. E allora non ci vado neanche io. Beh, ora fatti radere e guarisci presto. Addio. Frebotamo, al lavoro. Cercate qualcuno? È quello il castello di Montefalcone? È quello, ma chi cercate? Un signore biondo che si chiama Marco. Esiste un giovane che si chiama Marco. Ma è uno scudiero, era lo scudiero del conte Lodovico. Deve essere lui. Ecco fatto. Ma si vedrà. Oggi la ferita, domani la cicatrice. Oh. E così mi toccherà di raccontare a tutti che sono caduto. Voilà, così nessuno vedrà. Mi sembra proprio necessario mettere degli uomini di guardia alla sera. Un po' di vigilanza ci vuole, magari solo per scrupolo. In ogni modo, qui dalla parte di Levante non è necessario. Non verrà mai nessuno. Che c'è? C'è un forestiero che chiede di voi. Con permesso. Andate pure. Gaspare! Come stai, vecchio Gaspare? Ma contento che mi abbiate riconosciuto. Appena t'ho visto. Mi trovate invecchiato, eh? Ma no. Sono passati 10 anni. A voi sono serviti per crescere. A me. Non ti lamentare. Vedo che sei ancora in gamba. Ma come hai fatto a rintracciarmi? Lo avevo promesso a vostra madre e ci sono riuscito. È appunto della duchessa che vorrei parlarvi. Dimmi solo, sta bene? No, purtroppo. Ha tanto sofferto. Ma il desiderio di rivedere voi le ha dato la forza di resistere. È lui che sta per morire. Vieni, andiamo via di qua. Metterete l'abito cremisi per la caccia? Non mi pare il più indicato. Allora quello nuovo? Sì, credo che indosserò quello. Va bene, vado a vedere se tutto è in ordine. Chi era il forestiero che vi cercava? Uno che veniva dalle mie parti, non lo vedevo da molto tempo. E dov'è adesso? L'ho mandato alla fattoria di Paolo, dove passerà la notte. Si rimetterà in viaggio domattina. Perché mandarlo via? Poteva dormire qui. Anche voi vi circondate di mistero. Come il cavaliere dalla spada nera. Domattina partiremo con 6 uomini di scorta per andare a caccia a Montefalcone. Ma non aveva deciso di non andare? Ho cambiato idea. Ti dispiace? Mi perdoni, signor Marchese.
Avete pensato per i bracconieri? Se ne è occupato Sebastiano, signora contessa. Ma avranno avvertito gli invitati che questo è il luogo della riunione? Si sono sempre riuniti qui e sono in molti a saperlo. Comunque ho pensato io a informarli. Ecco i primi che arrivano. Sono felice di porgervi i miei saluti e vi ringrazio per il gentile invito. Benvenuto a Montefalcone. Grazie. I miei omaggi, contessa. Anche tu? Che bella sorpresa, eh? Cara zia! Cara! Ci sono tutti gli ospiti. Tutti, tranne mio padre. La sua presenza non era necessaria. È l'unico veramente insospettabile. E pensare che tra questi cavalieri c'è un assassino. È inconcepibile, ma purtroppo è così. Vai, cara, ci sono gli ospiti che ti aspettano. Grazie, ci vediamo dopo. Sì, sì.
Siete rimasta sola? Ci sono abituata. La compagnia di Marco la gradireste? Io? Non lo negate, ve lo mangiavate con gli occhi. Ci rivedremo presto. Vi piacete? Mi avevate detto che non sareste venuti e invece... Ma ci sei anche tu? Quando ho saputo che sarebbero venute le stesse persone che furono presenti al matrimonio della contessa, ho creduto opportuno di non mancare. Perché? Per evitare eventuali sospetti da parte della contessa. Ho fatto anch'io la stessa considerazione. Anch'io. Sentite? Cosa? Andiamo, su, andiamo. Peccato, è calato il sipario. Speriamo che chi l'ha perduta si tradisca. Un po' di vino, un'arancia? Grazie. Ecco qua. Oh, guardate, un ametista. Oh, vediamo. E chi è? Qualcuno ha smarrito un ametista? È tua? Mai vista prima. Che bella, me la fai vedere. Meravigliosa proprio. Guardate. Mai vista. Che strano, di chi sarà? Va. Di chi è questa ametista? È sua, signora? Mia? Ah, no, no, di certo. Non può essere della signora, è di una spada. Ah, sì, sì, proprio di una spada. Si vede benissimo. Ebbene? Nessuno si è fatto avanti. Era da aspettarselo. È andata male. Immaginavo che la prova sarebbe fallita. Ma io spero ancora. Prima o dopo il colpevole dovrà pure rivelarsi. Te lo auguro. Senti, cara, io ne ho abbastanza di stare qui. Mi fai accompagnare sulla strada? Ma certo. Marco, accompagnate la baronessa alla sua carrozza. Addio, cara. A più tardi. Arrivederci. Non lascerò mai che una bella signora come voi rimanga sola. Siete molto gentile, ma non datevi troppo pensiero. Contessa, no, consentitemi di chiamarvi Laura. Vorrei dirvi che per me nulla è cambiato. E neanche per me. Se alludete al fatto che vostro padre mi negò la vostra mano, vorrei ricordarvi che oggi voi siete in grado di scegliere. Io vi ho sempre amata. Vi prego di cambiare argomento, se non vi dispiace. Io non posso rispondervi. Ma perché? Perché in ogni caso devo sapere prima chi ha ucciso mio marito. E se dovessero passare degli anni prima di saperlo? Aspetterò. Ma io non posso aspettare. Laura, io non voglio... Oh!
È morto? No, signora contessa, non è morto. Mario, fa venire un medico, subito! Chiamate anche Marco! Sì, penso io. Fate portare una barella, subito! Ma come è successo? Non muovetevi, signor Visconte, aspettiamo la carrozza. Oh. Cosa è stato? Si è battuto. Con chi? Aveva il viso coperto. Dunque era lui, il cavaliere della spada nera? No, lui non si batte così. Marco! Marco! Che è successo? Il visconte di Poggiorosso è ferito. Ferito? Come? Da chi? Pare sia stato il cavaliere della spada nera. Io vado a chiamare un medico, la contessa vi vuole subito. Va bene. Piano, piano. Fate attenzione a metterlo in carrozza. Dite alla contessa che io accompagno il visconte. Arrivederci, Laura. Arrivederci. Noi prendiamo congedo, contessa, e speriamo che il visconte guarisca. Speriamo. Grazie per gli auguri. I miei omaggi. Riverisco. Contessa, se permettete, vorremmo essere vicini al nostro amico Poggiorosso. Ma certamente. Marco, il barone d'Acquaviva e il marchese d'Altamura saranno per qualche giorno miei ospiti. Disponete che sia loro assegnato l'appartamento a Settentrione. Sì, contessa, sarà fatto. Qualcuno pensava che il cavaliere della spada nera fosse niente meno che il visconte di Poggiorosso. Invece? Invece sono io. Voi? Mostratemi la vostra spada. Pensavate che fossi così ingenuo di portare anche oggi quella con l'elsa nera? Intendevo e intendo rivelarmi a voi soltanto, non a tutti. Perdonatemi se insisto, ma ho bisogno di una prova. Non vi è bastata quella di oggi? Oggi? Sì. Non appena un mio fraterno amico si è rivelato mio rivale, l'ho colpito senza pietà. Siete stato voi? Sì, stava per abbracciarvi. E per evitare che mi abbracciasse voi volevate ucciderlo? Laura, siate certa, nulla mi farà desistere. Prima al visconte e adesso a te. Avete visto anche voi? L'elsa della spada era nera. Mi fate orrore. Non voglio che si sappia che ospito l'aggressore del visconte. Sarei giudicata male e perciò non dirò nulla. Ma vi prego, fatevi curare e lasciate la mia casa al più presto. Oh, a far da mangiare per i signori sono sempre pronta, ma a lavorare per loro no. Guardi. Sono venuti qui per riempirsi la pancia. Ehi, di bella, ce l'hai con noi? No, ce l'ho col cavaliere dalla spada nera. E che t'ha fatto? Con la stoccata che ha tirato al visconte. Ha fatto piombare qui tutti voi. Non te la prendere, polpettona. Vuoi venire a cucinare per il marchese? Grazie, sto bene qui. Che giornata. Un'emozione dopo l'altra. E alla fine lui. Chi è lui? Il mio cavaliere.
non credevo di dover venire a Montefalcone per assistere gli amici feriti. Vai al diavolo. Oh, ci andrò, ma spero più tardi possibile. Perché non vai a trovare Filippo? È ormai fuori pericolo. Non mi seccare. Grazie. Adesso non rimani che tu da misurarti con quel fantasma. Il giorno che dovesse incontrarsi con me sarà per lui un brutto giorno. Mi ha riconosciuto subito. Se vedessi che bel giovane. La duchessa è ansiosa di rivederlo. Vorrei volare. Non vedo l'ora di vederlo. Capisco. Gaspare dice che ha il portamento di suo padre. Aspettate, devo dirvi qualcosa. Che volete ancora? Vi ricordate quello che vi dissi? Devo andare alla contessa Maspetti. Solo due parole. Mi piacerebbe risposare Marco. Marco? State a sentire, noi dovremmo aiutare il cavaliere dalla spada nera a sposare la contessa. E con questo? E con questo Marco sarà libero per voi, no? Ma io che posso fare? Niente, soltanto vedere se il cavaliere viene. E quando lo vedrete mi farete un segnale. Io mi metterò sotto la vostra finestra. Vedrete che questa sera stessa il cavaliere comparirà. E poi? E poi al resto ci penso io. Domattina andrò io al castello, signora duchessa. Va bene, Gaspar. Paolo, la duchessa vorrebbe pernottare qui. Ci sono due belle camere per i forestieri, ma ci avevo messo il gran turco. Vado subito a sgombrarle. Grazie. Vostra nessuno. Ma ora è giunta l'ora di lasciare il castello. Prima di partire, permettetemi di confessarvi quello che sento. Dite. Un profondo sentimento di invidia per quel misterioso cavaliere. Ho visto come lo guardavate. Non dimenticherò mai come si è battuto. Neanch'io. Conserverò di lui un buon ricordo. Guardate. Quando la duchessa è rimasta vedova, Marco aveva 12 anni. Mi ricordo però che la duchessa non pensava affatto a risposarsi, ma il duca usò ogni mezzo per raggiungere il suo scopo. I suoi bravacci cominciarono a fare soprusi e angherie, lo stesso sistema usato dal marchese Altamura. Si capisce. Il duca e il marchese erano fratelli. Fratelli? Già, quello che morì si chiamava Duca Gerolamo Tasso di Villafranca. Questo, più giovane, è il marchese Tasso di Altamura. Che brutta razza. Lo stesso giorno che il duca mise piede nel castello di Leonforte, Marco fuggì. E come mai la duchessa non l'ha più cercato? Il duca glielo ha impedito. Quando si ammalò,
La duchessa mi mandò alla sua ricerca. Quanto ha sofferto. Mi raccomando, Paolo, acqua in bocca, eh? State tranquillo. Idiota, dovevi agire subito. Dovevate piombargli addosso e non dargli il tempo che la contessa potesse metterlo in guardia. Sarebbe fuggito ugualmente. Quello non è un uomo, è un demonio. Ora la contessa penserà che sono stato io. Dovrò lasciare subito il castello. No, signora Marchese, posso testimoniare che ho agito di testa mia. Ma questo che cosa cambia? Non sei al mio servizio, tu? Non devo rispondere io delle tue azioni? Vattene, idiota! Lasciami solo, vattene! Gaspare, sei di nuovo qui. Lui è morto. La duchessa è in casa di Paolo. Hai fatto bene a non farla venire. Vai a dirle che vengo fra poco. Si è alzata la contessa, ho urgenza di parlarle. Sono qui, Marco. Che dovete dirmi? Dovrei recarmi alla casa di Paolo. Starete via molto? Fra un'ora sarò di ritorno. Andate, ma prima di allontanarvi, avvertite Antonio. Sì, contessa. Signora contessa, il marchese desidera congedarsi. Può venire a salutarla? Preferisco non vederlo. Ditegli che sono indisposta, che mi dispiace non poterlo salutare e gli auguro buon viaggio. Va bene. Avanti. Signor Marchese, la signora contessa non può salutarla personalmente perché è indisposta. Ha incaricato me di porgerle i suoi saluti e gli auguri di buon viaggio. E io incarico voi di salutarla per me e di significarle la mia gratitudine per la sua squisita ospitalità. Villano! Perché non bussi prima di entrare? Marco è partito. Meglio così. Stai bene a sentire quello che ti dico. 15 anni senza vederlo. Nessuna notizia, mai. Vi capisco, signora duchessa, ma adesso le vostre pene sono finite. Fra poco lo riabbraccerete. Dio mio, non so nemmeno se potrò riconoscerlo. Ditemi, è molto cambiato. Era un ragazzo quando scappò. Adesso è un uomo, ma non è molto cambiato. Povero figlio mio. Chissà quanto deve aver sofferto. Oh, questo no. Il povero conte Ludovico gli era affezionatissimo. Ed ora anche la contessa. Anche la contessa li vuol bene? Sì, lo vuole sempre al suo fianco. Eccolo, è lui. Oh... Oh, Marco, figlio mio. Marco. Avete visto? Le vostre ricerche sono servite a qualcosa. Venite, per favore, chiamate tutti i vostri uomini, mandateli alla scuderia. I miei uomini si stanno ammazzando di botte. Mario, Sebastiano, qua tutti. Ecco, presto, venite. Vedete. Aiutatemi a separarli, correte. Presto, correte. Addosso, legateli! Prendi! Andate! Prendi! Non perdete tempo! Presto, andiamo! Polpettona, sono costretto a chiuderti dentro per un'oretta. Ma scalzone, ma che scherzi sono questi? Zitte, zitte, state buone. Ho sentito tutto. Ma qua dietro c'è modo di uscire. Ah, sì, su, fai qualche cosa. Sì, faccio qualche cosa, va bene, sì. Non sapevo che ci fosse un'altra uscita. Se c'è un'altra uscita segreta, sì, saremo salvi. Ma perché ci ha chiuse dentro? Che intende fare? Paura.
Anch'io ho sofferto. Non volevo che quell'uomo odioso prendesse il posto di mio padre, che ti stesse vicino. Ti capisco, figlio mio, ma adesso basta. Non ci lasceremo mai più. Nessuno qui sa chi sei. Lo sapeva soltanto Lodovico. E Laura? Ne sei innamorato, vero? Sì. E lei? Marco! Marco! Marco, presto, corri! Che c'è? Cos'è successo? Il marchese, Luca, il castello è nelle loro mani. Gaspare, tu e gli altri seguitemi, bisogna far presto. A cavallo, svelti. Temo che la contessa sia in pericolo. Seguitemi. Beh, come va? Ti senti meglio? Sì, grazie. Ma credi che riuscirò a cavarmela? Ma certamente, tu ormai non hai più da temere. Abbia pazienza, signor barone. La chiudo dentro ad ordine del signor marchese. Tenga compagnia al signor Visconte, eh? Sue apparizioni? Vi prego d'andare via. Vi rendete conto che non è da pari vostro ciò che state facendo? Ricordate quello che vi dissi? Non vi è nulla che mi faccia desistere. Fuggirai. Ti raggiungerò lo stesso. Non mi piace affatto giocare a rincorrerti. Hai chiuso le porte? Sì, signor Marchese, ecco le chiavi. Puoi andartene. È ora che vi decidiate. Volete diventare la Marchesa di Altamura o preferite... Ve lo chiedo per l'ultima volta. Volete essere mia moglie? No, mai. Beh, allora... Non mi aspettavi, eh? Anche questa volta arrivo in tempo. Tu. Adesso guardami. Voglio che tu conosca il tuo avversario. Un vile scudiero. No. Sono Marco di Leonforte.
Sono fuggito da casa quando tuo fratello rese schiava mia madre. Ora tu volevi rendere schiava anche Laura. Pensate di sparire insieme al cavaliere dalla spada nera? Dipende da voi. Da te. Amavi me o lui? Lo sai bene che amavo lui. Eri geloso di te stessa? Sì.